Buon pomeriggio, siamo in collegamento con Giuseppe Previti e Sara Quiriconi per i nostri consigli settimanali. Io oggi vi porto AD 1243, l'ultimo assedio, Fabio Tut e Marta Tempra. Mentre io porto E verrà un altro inverno, un libro appena uscito di Massimo Carlotto. Allora, io torno un pochino indietro perché questo è stato pubblicato nel 2015. Sono due autori che fanno capo, diciamo così, a Arpeggio Libero, la casa editrice che li ha pubblicati. Fabio Tut è laureato in scienze politiche all'Università di Milano. Ha scritto già altri libri oltre a questo, tutti storici. Questo è quello che io ho preso proprio da lui a Calenzano durante una manifestazione storica e me l'ha autografato. Questo è tutto incentrato, diciamo così, sulla figura di Federico II. Sia Fabio che Marta sono due persone che sono molto interessate alla storia e molto amanti della storia. Marta addirittura è un ingegnere nucleare e nel tempo libero, diciamo così, fa anche la scrittrice. Ha scritto qualche libro sempre per Arpeggio Libero e in questo argomento si sono innamorati della storia di questo periodo e ne hanno parlato, hanno buttato giù una loro parte di, per quanto possa aver visto io, piccola di fantasia, il resto è tutta storia reale. Allora, come vi dicevo, è tutto incentrato su Federico II di Svevia, che però non è l'unico personaggio che si vede nel libro, anzi, i personaggi che si vedono molto nel libro sono principalmente altri. Qui siamo durante il periodo delle guerre fra Guelfi e Ghibellini, quindi la lotta fra il potere del papato e dello Stato. E qui si parla, siamo a Viterbo, una Viterbo medievale, siamo nel 1237. Questi scontri portano a varie divisioni, sia all'interno delle famiglie che all'interno della città. Scontri che porteranno a lotte interne fra le varie famiglie, le varie casate e fra quelli che seguono ovviamente i Guelfi e chi è di fede ghibellina. Qui abbiamo un poeta siciliano che fa una parte diciamo così, di racconto visto dai suoi occhi. Ma è un racconto, un libro abbastanza corale perché non è solo dagli occhi di questo poeta siciliano che ci vengono raccontati i fatti, ci vengono espresse tutte le vicende. Questo è l'ultimo assedio, quindi si parla veramente dell'ultimo assedio avvenuto a Viterbo e si vedono tutte le lotte interne che ci sono state, le varie decisioni che venivano prese per diciamo così, un po' di comodità di filoni per cercare la fortuna, diciamo, della famiglia. E c'è appunto, oltre a Jacopo, questo poeta siciliano, anche Giacinta Bretoni, che è una giovane nobile di parte guelfa, che inizialmente era stata iniziata, diciamo, alla vita monacale, però per le varie vicende che sono successe nella città non riuscirà a prendere il velo come in realtà alla fine si era abituata all'idea, ma dovrà sposare per bisogni familiari, diciamo, un nuovo ricco della città. Quindi vediamo quello che succede sia dagli occhi del poeta siciliano, ma anche un po' dagli occhi di questa giovane donna che improvvisamente dovrà cambiare il suo destino. Io vi consiglio sia di andare a
a leggere questo libro. È un bel libro, nel senso è abbastanza lungo, come si può vedere, sono 500 pagine, è correlato di veramente praticamente tutta storia e poca parte di fantasia, ma è tutto descritto in modo dettagliato e con un grande amore per la storia e per i dettagli storici, perché si sente veramente l'aria storica di Viterbo. Sono andata tra l'altro anche a visitare Viterbo perché Fabio e Marta mi avevano lasciato un grande amore, una grande voglia di vedere la città e ho visitato anche le parti della città che loro hanno descritto in modo esemplare. E vi devo dire che la storia sia trovata qui, ma anche trovata fra le strade della Viterbo attuale, che comunque c'è ovviamente la parte medievale lasciata alla storia come era una volta, l'hanno dovuta ricostruire perché durante le guerre è stata anche rasa al suolo, però si sente veramente il profumo del Medioevo che rimane fra quelle mura. Vi consiglio di controllare anche il sito, di Arpeggio Libero, vi faccio rivedere il libro, Fabio Tut e Marta Tempra, AD 1243. Prego Giuseppe, parlaci di Carlotto. Sì, no, per inciso, Viterbo è una bellissima città dove si svolgeva fino a qualche anno fa uno dei più interessanti festival di giallo italiani, che era Caffeina, e che era ambientato in queste stradine della Viterbo medievale. E effettivamente era suggestivo sia l'atmosfera che l'aria si respirava. Purtroppo, come tutte le cose belle, non hanno poi mai lunga vita, perché oggi chi organizza è sempre alle prese con tutto un mare di problemi, e ora ancora di più ora con tutto quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, e quindi vabbè, noi cerchiamo di resistere, noi, ma come sempre confermiamo che l'8 e 9 ottobre noi speriamo di poter fare il festival, però ripeto, in tanti posti hanno dovuto, diciamo, rinunciare, ma Viterbo aveva rinunciato da prima, sempre con questo. Massimo Carlotto, E verrà un altro inverno, è uscito in questi giorni. È un libro un po' abbastanza tipico in quella sua produzione, perché Carlotto, che è uno dei maggiori scrittori italiani in senso, diciamo, generale, anche per le trame che sa fare, per la musicalità che mette sempre nei suoi testi, e non è un autore, praticamente passa per un più e più forse più un noirista, il suo personaggio più noto è l'Alligatore, che oltretutto, mente per i ben pensanti, ma come portano in televisione una cosa del genere, mentre invece ha avuto un successo enorme di pubblico e di critica, perché Carlotti, uno sa scrivere, sa fare le trame. E in questo caso è un Carlotto un po' diverso. Qui siamo più in un campo, diciamo, è quasi un giallo classico per certi versi, anche se io abbiamo avuto il piacere di ospitarlo in un'altra trasmissione di persona il lunedì scorso, cioè di persona sempre con i mezzi di oggi, però quello presente. E ci ha anticipato che addirittura ai primi di gennaio lui, il prossimo libro che uscirà, sarà un poliziesco vero e proprio, mentre Carlotto si cimenterà nei polizieschi. E verrà un altro inverno. E verrà un altro inverno è un po', vuole essere un po' una storia di qualcosa che al giorno d'oggi non esiste più, cioè le vecchie valli, le vecchie comunità, le comunità industriali del nord, dove tutto girava intorno ai telai, girava intorno all'industria. Tutte cose piano piano stanno scomparendo. Il Biellese nel Veneto, da noi un esempio potrebbe essere Prato e tutto quello che vicino intorno. E in una di queste valli, quella che era, diciamo, la famiglia maggiorente, i cosiddetti maggiorenti, è caduta un po' in disgrazia. E Federica Presenti, la figlia, diciamo, più per interesse che per amore, sposa Bruno Manera. Bruno Manera è un imprenditore di successo, che
lui ha una cinquantina di anni, ma insomma è ancora un uomo interessante, un uomo piacevole, che commette un errore, cioè entra nella valle, no, invece di rimanerne al di fuori, va a stabilirsi in questa comunità. E come in tutte le comunità, i nuovi arrivati non sono mai accolti bene. E la prima che si stanca è la moglie, la quale comincerà a tradirlo in maniera abbastanza spudorata, con sua vecchia fiamma di un tempo. In questa maniera lo vede, lo capisce, e lui viene avvicinato da un altro strano individuo, che non è che si guarda, no, è una guardia giurata, con un passato abbastanza difficile, un figliolo si è ucciso in maniera curiosa, cioè ingerendo una immisura ultra totale, e marron glacé, e muore, si può morire anche di marron glacé. E questo tizio, avvicina Manera, ne diventa amico, lo vuole consigliare, gli dice: guarda, nella valle tutto ha un senso, una cosa, te bisogna tutti adegui, io cercherò di facilitarti le cose e di aggiustare gli eventuali torti che possono avvenire. Questa è un po' la partenza. E la storia poi prende, diciamo, un altro aspetto, perché vi sono altri personaggi, liberi personaggi, uomini e donne, più cattivi che buoni, perché evidentemente lo stare rinchiusi in se stessi, rinserrati in questi ambienti, con sempre meno occasioni di lavoro e tutto, porta anche a delle scelte sbagliate. Ne pagherà le conseguenze, le pagherà quest'uomo, Bruno Manera, che verrà ucciso. La storia gira intorno ai vari personaggi, gira intorno perché ognuno porta un tassello a quello che viene raccontato, e ognuno nello stesso tempo può apparire carnefice e vittima, anche se poi la vittima principale rimane, diciamo, questo imprenditore, che per troppo amore, perché lui tutto sommato sua moglie l'amava veramente, per troppo amore e per il quieto vivere, praticamente non si accorge che sta correndo dei rischi, e poi è che i rischi gli saranno fatali. Ma c'è tutta una spirale di violenza, c'è tutto un mondo che gira intorno a se stesso, un mondo che non è mai evidentemente maturato, un mondo che è saturo di cattiveria, di invidia, dove si crede ancora che si può tutto risolvere anche ricorrendo alla violenza. Abbiamo un maresciallo carabinieri, ma anche lui è un po' l'esempio classico di tutti questi che vivono nella valle, cioè abituati a fare da sé, abituati a risolvere le cose al proprio interno, e a vedere sempre di malocchio il primo quasi che butta veleno, che butta fango su Bruno Manera sarà lui, perché lui dice: sì, questo signore è molto ricco, ma come ha fatto i soldi? Sicuramente è legato alla mafia, eccetera. Quindi si crea tutta una serie di problemi e di prospettive che hanno poco a che fare con la realtà, ma una società imbevuta di pregiudizi, imbevuta di malanimo, imbevuta di cattivi esempi, e una società avvelenata di suo, è chiaro che è più facile che alligni la mala erba che non la buona erba. Questo è un po' il senso del romanzo. Il libro mette in prima fila una dicitura: quando tutti hanno segreti inconfessabili, nessuno è innocente. E la storia avrà anche un finale abbastanza, diciamo, a sorpresa, nel senso di vedere chi sono poi veramente i colpevoli, perché gente simpatica ne trovate ben poca in questa storia. E però c'è anche chi va oltre il non essere simpatico. E quindi questa è un po' una, diciamo, tutto sommato, poi vuole essere una disamina di come sono finite certe tradizioni,
anche ambientalistiche, di paesistiche, di natura umana, dove tutto sarebbe pensare non che alla fine sono stati allevati dei mostri, o quasi. Questa è un po' la sintesi di questo romanzo, che si legge bene come si legge tutti i libri del resto di Carlotto. Carlotto è una bella scrittura, l'ho sempre avuta, e non si smentisce mai. L'avevo detto prima del discorso di Marlon Glacé, che non è semplicemente una battuta o un calambur. Ci diceva Carlotto che molte volte nei dibattiti che via via si svolgono in tutta Italia è venuto fuori anche un po' l'anima italiana, è poi legata sempre al gusto e alle cose, e quindi molto spazio viene riservato anche a come si fanno i marroni glacé, cosa si diventa marroni glacé, eccetera. Questo dimostra, tutto sommato, che poi la gente non cerca solamente l'orrore o il sangue, alle volte le va bene anche parlare di dolci, però, ripeto, è un romanzo da leggere tutt'altro che dolce. L'amaro si trova anche lì. No, ma lo trovo anche. Allora, vi ricordiamo i due libri. Io vi faccio vedere AD 1243, L'ultimo assedio, Fabio Tutte e Io faccio Marta vedere Tempra. se riesce a inquadrarlo, ma evidentemente oggi siamo. No, ma si vede, è arrivato un Sì, altro si vede. Massimo Carlotto, Rizzoli editore. Noi credo siamo quasi a fine di questa nostra cavalcata settimanale. Sì, siamo vicini a prenderci la pausa estiva e ritornare poi nel periodo quasi invernale, non proprio invernale, ma insomma per prenderci la solita pausa, il solito periodo estivo. Comunque il blog è sempre attivo, lo potete guardare in qualsiasi momento e verrà comunque aggiornato per tutte le cose che ci possono essere, poi ci rivedremo poi per i video. Ve lo ricordo, è www.lestradedelgiallo.webnode.it. Grazie e ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima settimana.